Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto che vi parla ed oggi vi presento 5 gadget tecnologici sotto i 40 euro di cui non potrete fare a meno. Scopriamolo insieme. Prima di iniziare voglio precisare che non tutti i gadget presentati in questa rubrica saranno strettamente tecnologici o comunque non vanno a elettricità, semplicemente perché nell'utilizzo del nostro setup, della nostra videocamera, del nostro cellulare tornano molto spesso comodissimi alcuni accessori che fanno da supporto, che aiutano ad aumentare la nostra produttività utilizzando quel determinato dispositivo. E iniziamo proprio da uno di quei gadget che molti di noi sottovalutano e che, se ascoltate la musica o se avete un setup in cui volete isolarvi per dedicarvi al vostro lavoro, sicuramente apprezzerete. E no, non parlo delle cuffie, quelle sicuramente le avete già e nel caso non le aveste vi lascio due belle playlist che ho creato giusto per voi in cui parlo di cuffie Bluetooth e cuffie da gaming per accontentare tutte le vostre esigenze. In particolare questo gadget serve nel momento in cui voi arrivate a casa o interrompete l'utilizzo delle cuffie e le lasciate in modo spregiudicato nella prima superficie libera che trovate a vostra disposizione, cosa che vi aiuterà a non trovarle più e a farle riempire di polvere in modo inevitabile. Questo gadget è appunto un supporto per cuffie, ma non uno qualunque, uno da scrivania, che molto spesso occupano molto spazio e alla fine è sempre un supporto per cuffie, bensì è un supporto per cuffie da parete, costruito da Brainwaves. Sapete, se mi seguite da un po', che sono molto affezionato a questa azienda perché produce gadget molto semplici ma di elevatissima qualità. Infatti questo supporto è costruito da un monoblocco di metallo ed è verniciato e costruito in maniera ineccepibile. Nella parte posteriore ha un adesivo 3M che permette appunto di attaccarlo su qualsiasi superficie, magari non vi consiglio direttamente sul muro, ma se avete una superficie in legno o in metallo allora sarà perfetto, e grazie a questo gadget potrete riporre in modo sicuro sempre nello stesso posto le vostre cuffie per averle sempre a portata di mano. Per me i supporti per cuffie sono ormai diventati indispensabili e infatti è ben il terzo che acquisto. Sì, ho molte cuffie. Prima di continuare vi ricordo che in descrizione trovate inoltre tutti i link di tutti i dispositivi di cui vi parlo in questa rubrica. Il secondo gadget è eccezionale soprattutto se siete molto spesso in movimento e penso che finirà anche nel video della mia borsa tech. È semplicemente una pochette nata in origine per custodire delle power bank, tuttavia l'utilizzo che io ne faccio è totalmente diverso. Infatti non metto all'interno una power bank ma tutto ciò che mi può servire quando sono in movimento, magari con la mia macchina fotografica o mi serve trasferire dei dati. Infatti all'interno ho inserito un'innumerevole quantità di schede SD perché l'imprevisto può sempre capitare ed è sempre meglio essere pronti se dovesse succedere, ma anche dei cavi OTG sia con USB tipo C sia con USB tipo micro USB o un piccolo lettore di schede micro SD che può sempre servire. Tra l'altro vi segnalo che questo lettore di micro SD è disponibile anche con versione che ha USB A da un lato e USB C dall'altro lato, che penso di acquistare tra non molto. Non è assolutamente una top 5 gadget che si rispetti se non inseriamo almeno una power bank, e io possiedo molte power bank di elevata capacità di circa 20.000 mAh, ma quando mi trovo in viaggio, quando devo spostarmi magari a piedi o con una semplice tracolla, risultano molto scomode, ingombranti e pesanti, per cui ho deciso per tutti i giorni di affidarmi ad una power bank da soli 10.000 mAh, non una qualunque però. Infatti questa power bank è costruita interamente in alluminio con due piccoli inserti in plastica, è dotata di una porta micro USB per la ricarica, due porte USB di tipo A per la ricarica dei dispositivi e potete ricaricare qualsiasi dispositivo sul mercato, e un piccolo pulsantino. Questo pulsante non serve per l'accensione perché la ricarica inizierà in automatico una volta che collegate il cavo USB al vostro dispositivo, ma serve perché questa power bank integra un piccolo display che mostra niente meno che la percentuale residua di carica, una cosa che ritorna
torna molto utile e che non capisco come mai non sia diffusa in tutte le altre power bank. Vedere quanta capacità residua ci rimane risulta per me fondamentale ed è proprio per questo che vi consiglio questo modello. Il prossimo gadget è un piccolo altoparlante Bluetooth che in verità ho già con me da diversi mesi, tuttavia non l'ho mai portato sul canale per un semplice motivo: costava troppo. Infatti il prezzo originale si aggirava lì circa tra i 55 e i 60 euro, decisamente troppo per quello che veniva offerto. Tuttavia ho visto che recentemente si è abbassato a meno di 40 euro e per quel prezzo vi portate a casa uno speaker di elevata qualità. Si tratta del Creative Muvo 2C ed è uno speaker di forma compatta che è però resistente agli schizzi e con un'ottima resa audio. Una resa audio che per le dimensioni sorprende, con una buona definizione e con dei bassi che rendono l'ascolto sempre piacevole. Anche il volume è molto alto, anche se c'è un minimo di distorsione ai volumi più alti. Inoltre è dotato della funzionalità di poter accoppiare un secondo Muvo 2C in modo da creare un mini impianto stereo ed è una cosa che vi consiglio di fare con i vostri amici nel caso voleste riempire la vostra stanza con un audio più fedele e più immersivo. Insomma, approvato. L'ultimo gadget non ha assolutamente nulla di elettronico, ma lo consiglio vivamente a tutti coloro che passano molto del loro tempo seduti, sia per lavorare che per studiare. Infatti, se molto spesso dedichiamo tantissima attenzione alla nostra postura da seduti, acquistando sedie che ci consentano il giusto supporto, molto spesso trascuriamo l'angolazione delle gambe. Infatti, avere le gambe sempre ferme mentre si è seduti potrebbe causare alcuni dolori e la non corretta circolazione del sangue. E questo gadget non è nient'altro che una pedana con due ruote nella parte esterna che consentono di dondolarsi ma anche di variare la posizione delle nostre gambe durante le nostre ore di lavoro o studio. È una cosa che ho trovato particolarmente utile perché consente di distendersi, di assumere una posizione un po' più rannicchiato anche semplicemente con le ginocchia a 90 gradi e nell'arco della giornata davvero vi aiuta a rilassarvi molto di più pur rimanendo seduti, ma vi permette anche di dondolarsi le vostre gambe, una cosa davvero molto utile. Inoltre le due ruote non sono simmetriche ma presentano due altezze diverse per ciascun lato in modo da adattarsi a qualsiasi postura. È un gadget molto particolare però secondo me anche funzionale. Insomma, questa è la mia personalissima classifica per il mese di giugno dei 5 gadget sotto i 40 euro di cui non potrete più fare a meno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace a questo video se vi fosse piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Ciao! Ah, e poi c'è il fidget cube. No, questo lasciatelo perdere.